Passiamo al problema della libertà di panorama, quindi questo, insomma, avete capito un po' come funziona il diritto della fotografia. Alla libertà di panorama si aggiunge un altro piano, perché nella nostra legge si dice che le opere esposte al pubblico, che possono essere principalmente opere architettoniche, quindi facciate di palazzi, ponti, non so, teatri, stadi, ma anche monumenti o murales, cioè tutte le cose che sono creative e che sono sulla pubblica via, sono tutelate anche nella loro riproduzione fotografica. Quindi la fotografia al palazzo di Renzo Piano, al ponte di Calatrava, si porta dietro un problema di diritto d'autore, perché Calatrava e Renzo Piano sono ancora viventi, sono ancora tutelati, non sono passati 70 anni alla morte, e loro lucrano, fra virgolette, anche sulle riproduzioni delle loro opere. Cioè nei libri di architettura loro vendono i diritti per la riproduzione del ponte tale o del palazzo tale. E quindi eccolo qua il problema della libertà di panorama. Cioè, se io faccio una foto di panorama, quindi non indugio sul ponte, non indugio sul monumento, ma sto facendo una foto ad una piazza, in questa piazza ci sono 50, 30 edifici. Di questi 30, 28 sono del 1700, 1800, quindi il problema del diritto d'autore non c'è più, due sono di Calatrava. E quelli lì invece il diritto d'autore ce li ho. E visto che mi entro nella foto della piazza, mi devo forse porre il problema del diritto d'autore? Questo è un bel dubbio, perché per toglierci questo dubbio dovremmo avere una norma che crea un'eccezione al diritto d'autore, che dice: in una situazione di libertà scusate, una situazione di foto di panorama, se la foto non indugia sulla singola opera, non si pone un problema di diritto d'autore. Questa sarebbe la libertà di panorama, una norma che dice questa roba. Noi non ce l'abbiamo. Ce l'hanno alcuni paesi dell'Unione Europea, alcuni no, e cito una slide che ho preso proprio da Wikipedia, perché se andate sulla voce di Wikipedia, libertà di panorama, c'è questa ottima mappa che fa vedere quali sono i paesi che non hanno libertà di panorama. Guarda caso, sono i paesi che hanno, diciamo, un patrimonio artistico-culturale più sviluppato, cioè la Francia, l'Italia, la Grecia. Poi magari non è per quello, però mi verrebbe da pensare. Invece, vedete, alcuni paesi, quelli in verde, hanno una norma di libertà di panorama sulle opere d'arte. L'altra invece, solo quella in verde chiaro, solo per gli edifici, per le opere architettoniche. Quelle in giallo hanno solo per uso non commerciale. Su questo poi ne parla meglio Marco, però era per farvi capire un po' il problema. E questo è un esempio. Prima ho detto Ponte di Calatrava, siete mai passati sull'autostrada del Sole alla Terza di Reggio Emilia? C'è questo bel, effettivamente molto bello, soprattutto se passate di notte perché è illuminato con colori particolari. E questo è lo screenshot del sito del comune di Reggio Emilia. Perché? Perché Calatrava ha ceduto i diritti di utilizzazione al comune, cioè il comune l'ha pagato non solo per il progetto, per la curatela dell'opera, ma anche per la cessione dei diritti. Quindi io adesso, se devo chiedere autorizzazione, devo chiedere al comune di Reggio Emilia, il quale sul sito mi mette un bel condizioni generali e un modulo da compilare per chiedere le autorizzazioni. Qua c'è una foto che fa vedere che cosa? Una pubblicità, stanno girando o fotografando una pubblicità di un'automobile, no? Solitamente le pubblicità automobili le fai in questi scenari un po' avveniristici, un po' eleganti, e quindi gli hanno chiesto l'autorizzazione, oltre a interrompere il traffico, perché quindi lì devi chiedere un'autorizzazione un po' più complessa, perché devi avere spazio per una sera. Di chiudere il traffico e anche l'utilizzazione dell'immagine. E qui è una questione squisitamente di diritto d'autore ancora, perché Calatrava è tutelato. Qua è un po' diversa. Prego, sì. In quel caso, avendo ceduto i diritti al comune, decade il limite rispetto alla data di morte No, del no, progetto. no, no, il diritto d'autore comunque partirebbe dalla morte di Calatrava, però per tutto quel periodo, finché non sono passati 70 anni, il gestore del diritto diventa il soggetto a cui è stato ceduto. Poi bisogna vedere il contratto quanto dura. Tipo nel contratto di edizione noi abbiamo limiti in Italia di 20 anni, quindi un autore che fa un libro cede all'editore al massimo per 20 anni. Quindi finiti i 20 anni l'editore deve o ricontrattare, o Ritorna l'editore, esatto, l'autore può ricontrattare con chi vuole. Stessa situazione qua. Detto questo, qui è una situazione un po' diversa. Uno, siamo fuori dalla legge italiana, quindi è un esempio un po' più teorico che concreto, però la Tour Eiffel è sicuramente scaduta come opera, perché i suoi architetti, non Eiffel, ma i vari architetti che hanno partecipato al progetto, sono tutti morti a più di 70 anni. Quindi il problema del diritto d'autore sulla Tour Eiffel non c'è. Eppure hanno sollevato qualche problema su questa foto, perché
chi lo sa, dai, siete una platea troppo... per l'illuminazione, esatto, perché l'illuminazione è fatta da un, non un elettricista, ma da un artista, cioè da uno che è esperto in illuminazione di opere d'arte e lo fa con un atteggiamento creativo. Non è uno che ha puntato dei fari sopra, ma è uno che illumina, è specializzato in illuminazione di opere d'arte o di edifici storici. E quindi il paradosso che si crea qual è? Che se io questa foto la faccio alle 10 del mattino non ho problemi di diritto d'autore, perché ho solo la Torre Eiffel spenta, se la faccio già alle 8 di sera comincia a venirmi un problema di diritto d'autore. Poi, ripeto, forse qui c'è anche un problema di richiesta di autorizzazione al comune di Parigi, alla municipalità, perché anche loro hanno una tutela sotto. Però qui siamo ancora sul piano puro del diritto d'autore. Adesso entriamo nell'altro piano del problema, che è quello dello pseudo copyright. Cioè,